curriculum vitae del presidente della CDA della Fondazione Mazzotti, appena nominato. Dubbi su alcuni titoli, il sindaco Conte pronto anche alla revoca dell'incarico. Oggi a Villorba ha somministrato un migliaio di vaccini Pfizer e Moderna, mentre permangono i dubbi su AstraZeneca. Nei centri vaccinali, medici subissati dalle domande e qualche cittadino rifiuta la dose. Pochi trevigiani a passeggio e molti negozi rimasti chiusi. Il maltempo rovina questa prima domenica in zona arancione. Grave incidente questa mattina a Cairano San Marco. Auto esce di strada e finisce capovolta nel giardino di una casa. Feriti due fratelli ventenni. In Veneto nelle prossime ore a causa del maltempo, pioggia diffusa ma graduale, preoccupano le valanghe, ma in pianura l'inverno è finito. L'assessore di Montebelluna, Claudio Borgia, in isolamento dopo essersi contagiato con il Covid, termometro e saturimetro, i compagni delle mie giornate, racconta. Grotte del Caglieron di Fregola devastate dalla bomba d'acqua di questo inverno, è in corso una raccolta fondi per ripristinare il sito, tuttora chiuso, con l'obiettivo di riaprire a maggio. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Dunque, da poco nominato il nuovo CDA della Fondazione Mazzotti, qui sarà affidata la promozione culturale e paesaggistica trevigiana, ma vive già il suo primo momento di crisi per i dubbi legati al curriculum del presidente eletto Claudio Bertorelli. Il sindaco Conte si è detto pronto a fare le dovute verifiche e, se necessario, prendere provvedimenti. È fondamentale che il nuovo ciclo della Fondazione Mazzotti parta all'insegna della trasparenza e della correttezza. Quindi, se dovessero esserci delle dichiarazioni che non corrispondono alla realtà, di sicuro questo è un elemento che mi può portare a decidere anche di chiedere al Presidente un passo indietro. Primo terremoto in casa della Fondazione Mazzotti. Claudio Bertorelli, fresco di nomina alla guida del CDA, presentato insieme ai compagni di viaggio soltanto giovedì a Casugana, potrebbe dover lasciare l'incarico. Il paesaggista trevigiano, nato a Vittorio Veneto ma residente nel Vicentino, ha già chiarito formalmente la sua posizione in merito ai dubbi sollevati sulla veridicità dei titoli contenuti nel suo curriculum. Bertorelli, da noi contattato, definisce un polverone sul nulla e sul noto la vicenda che lo vede suo malgrado protagonista e si rimette, come lui stesso ha comunicato, alle decisioni dell'amministrazione comunale. Non è una questione di titoli, ha detto il sindaco Mario Conte, ma di metodo, assicurando che la posizione dell'amministrazione sarà resa nota a breve. Ci siamo sentiti con Bertorelli, domani mi farà avere tutta la documentazione per chiarire quelli che sono i lati un po' dubbi di questo curriculum, dopodiché penso già nella giornata di domani o comunque mi riserverò qualche giorno per poi prendere la decisione più corretta. Una partita a cui invece il sindaco non lascia spazio è quella che riguarda il nuovo park interrato al patinodromo di Treviso, per il quale è prevista la demolizione dei reperti del bastione. Azione definita inaccettabile dall'associazione ambientalista Italia Nostra. Leggo anche delle sigle che magari erano politicamente molto più vicine a proprio a quell'amministrazione che ha approvato il progetto del parcheggio interrato. Oggi siamo in una fase troppo avanzata. L'unico modo che hanno queste associazioni per impedire la realizzazione di quel parcheggio è farsi carico delle penali contrattuali. Se loro vogliono e si prendono formalmente questo impegno, io sono pronto a sedermi intorno a un tavolo con loro. E siamo adesso alla pagina legata all'emergenza Covid. Vado subito a salutare il direttore generale dell'USL 2, Francesco Benazzi. Buonasera, dottore, grazie per essere con noi. Buonasera a lei, buonasera a voi. Grazie. Allora, se permette, dottore, io le farei vedere subito questo servizio che abbiamo realizzato questa mattina al centro vaccinale di Villorba, e così iniziamo subito parlando di vaccini. Allora, vediamo com'è andata la giornata questa domenica di vaccinazioni al bocciodromo di Villorba. Non si ferma nemmeno di domenica la campagna vaccinale nella Marca Trevigiana. Anche oggi al bocciodromo di Villorba un migliaio di persone che si sono prenotate per ricevere la dose di Pfizer o Moderna. Andiamo in via abbastanza fluidi come velocità e quindi non ci sono particolari problemi, non c'è nessun ritardo e come vede non c'è nessuna coda. Dopo l'iniezione i consueti 15 minuti di attesa che si affrontano con la consapevolezza di poter guardare al futuro con maggiore serenità. Benissimo, nessun problema. Felice, contenta. Ha mai avuto dubbi sul fatto di vaccinarsi? Qua
qualcuno, però riscontrandomi anche con i miei medici mi hanno rassicurata, perché comunque penso sia l'unico modo per uscire da questa situazione, anche un rispetto per chi non ce l'ha fatta. Tutto bene proprio, e anche perfetto come organizzazione. Hai avuto qualche dubbio sull'opportunità di farsi il vaccino? No, assolutamente, assolutamente. Anzi, speravo proprio di venire oggi. Adesso che è fatto, sono contento. Dunque nessun problema, come invece è accaduto nei giorni scorsi, quando qualche cittadino ha rifiutato la dose di vaccino AstraZeneca. Ci sono state le persone che hanno posto delle resistenze, a cui noi abbiamo con pazienza spiegato il motivo per cui è comunque opportuno fare anche questo tipo di vaccino, che non ha dimostrato un sicuro collegamento con le trombosi che ci sono state. Allora, dottor Benazzi, ha sentito in chiusura di servizio questi dubbi che i cittadini esprimono ancora oggi, nonostante le tante rassicurazioni che stanno arrivando dal mondo scientifico per AstraZeneca, e proprio nella marca trevigiana è accaduto che qualcuno si sia rifiutato e abbia più volte chiesto conferma della sicurezza del vaccino per poi comunque andarsene. È andata così? Sì, guardi, io ho fatto la seduta vaccinale a Ponte di Piave ieri, e devo dire che non ho avuto nessuna persona alla fine che ha rinunciato al vaccino, perché pur sapendo tutti ormai che l'importante è vaccinarsi per uscire da questa pandemia. Per cui credo che la buona volontà dei medici, la pazienza dei colleghi che spiegano effettivamente che non ci sono assolutamente rischi, aiuti tutti ad accettare il vaccino e quindi di conseguenza a fare anche AstraZeneca. Qualcuno però ha rifiutato la dose, qualche anziano che era stato convocato e che ha rifiutato, poi è arrivato al centro vaccinale, ha rifiutato il vaccino? Sì, ieri questo non è avvenuto, oggi devo ancora sentire i miei collaboratori per capire com'è andata, però voglio dire, ormai rispetto a una volta dove avevamo tante persone che avevano questa resistenza a fare AstraZeneca, oggi mi pare che questo si sia abbastanza dissolto e la gente, pur di vaccinarsi, accetti anche AstraZeneca, tenendo anche conto che è dimostrato che è un vaccino come gli altri. Se ci sono se c'è qualche effetto collaterale tipo febbre o gonfiore nel luogo di inoculazione, un po' di astenia, di solito si ha anche con gli altri vaccini, per cui ecco, non riusciamo a capire perché di questa resistenza, forse legata al fatto che c'è stato un ritiro, poi un ripristino, poi un nuovo ritiro, quindi si è creata un po' di confusione e la gente ha fatto fatica a capire che questo vaccino poi è uguale agli altri, è la stessa importanza e dà coperture importanti come danno gli altri vaccini, gli altri due vaccini. Dottor Benazzi, facciamo il punto sulla campagna vaccinale nella marca e guardiamo anche un po' ai prossimi giorni, perché c'è qualche preoccupazione sulle forniture, sui prossimi arrivi. Sì, assolutamente sì. Noi domani faremo un'altra seduta vaccinale, lunedì, dove faremo circa 900.000 vaccini per i nuovi, quindi per persone che si sono prenotate nel portale della regione, e altri 1.500-1.700 richiami di persone che ovviamente hanno fatto la prima dose. È chiaro che con domani noi finiamo i vaccini, abbiamo calcolato in modo preciso e puntuale quanta gente domani arriverà, perché poi non avremo più un vaccino, tant'è che martedì dovremo sospendere la campagna vaccinale. Se non arriveranno i vaccini, avete qualche notizia sulle prossime forniture che dovrebbero arrivare? Sì, assolutamente sì, martedì arriverà AstraZeneca, ma è chiaro che quindi martedì siamo costretti a sospendere perché arriverà nel pomeriggio, e mercoledì arriverà Pfizer, quindi noi poi da mercoledì riprenderemo ovviamente la campagna vaccinale, però con 25.000 dosi, che sono poche, tenga conto che noi oggi, da oggi in questi giorni soprattutto, abbiamo fatto vaccinazioni intorno ai 5.000-5.200 persone vaccinate, la nostra potenzialità potrebbe essere intorno ai 9-10.000. Quindi lei capisce che effettivamente stiamo andando a marce a scartamento ridotto. Avremo bisogno di avere più vaccini, cosa che all'oggi ancora non si riesce a percepire. Effettivamente noi da qua a fine aprile, se non arriveranno nuove disposizioni o nuovi indirizzi da parte del commissario, noi avremo una potenzialità settimanale di circa 26-27.000 vaccini.
Ultima domanda sulla situazione attuale dei contagi e della pressione ospedaliera nella Marca Trevigiana. Oggi noi abbiamo avuto un segnale, ma però le devo dire anche che la domenica non è un segnale ecco, che può essere considerato valido al 100%. Abbiamo solo 116 positivi e direi che sono molto pochi, però quello che ci lascia ancora molto perplessi sono gli ingressi comunque che noi abbiamo in ospedale. Tant'è che questa fase di plateau, cioè di entrate ed uscite di pazienti Covid positivi, continua a rimanere ormai uguale da diversi giorni. E per quanto riguarda le semi-intensive, le subintensive, cioè le pneumologie e le terapie intensive, purtroppo siamo ancora in sofferenza. Stiamo ancora pagando, credo, la coda di persone ancora ricoverate all'interno dei reparti Covid. Grazie davvero al dottor Francesco Benazzi, direttore generale USL 2 Marca Trevigiana. Grazie dottore e buona serata, naturalmente buona buon serata, lavoro per i prossimi giorni. Grazie. Lei, grazie a lei. Questa dunque è la situazione attualmente nella Marca Trevigiana, una Marca Trevigiana che ha vissuto la prima domenica in zona arancione, rovinata però dalla pioggia e molti negozianti hanno tenuto le serrande abbassate. Quasi due mesi senza precipitazioni, la pioggia è tornata a farsi vedere proprio oggi, in questa prima domenica di zona arancione, e al sapore della beffa per i negozianti, pochi facendo una passeggiata per il centro storico che hanno aperto. E non sono molti nemmeno i trevigiani che hanno sfidato il maltempo e sono usciti di casa per una passeggiata e magari un po' di shopping. Ma sono molte le luci delle agenzie commerciali rimaste spente. Pochi posti aperti comunque. Molti negozi chiusi. Sì, anche i bar, ho visto, tanti sono rimasti completamente chiusi. Un po' tristezza. Molto. La pioggia dà sempre un po' di tristezza, i negozi sono chiusi da tristezza. La possibilità è che Treviso ha i portici, di conseguenza puoi camminare un momentino. Ma per qualcuno la voglia di tornare alla normalità ha vinto sul maltempo. Ma ci muoviamo lo stesso, sì, tanto sotto i portici comunque è fattibile. Si sente il bisogno di tornare alla normalità? Sì. Senza dubbio. Si passeggia lo stesso. Sì. Dopo messa a comprare il giornale e via. C'è bisogno di tornare alla normalità? Cioè, magari sarebbe ora, speriamo presto, dai. Adesso ci vacciniamo tutti. Se i commercianti speravano proprio nel fine settimana per dare un po' d'ossigeno agli affari, hanno dovuto fare i conti con un tempo inclemente. Ieri è andata meglio, c'era movimento, ovviamente è stato un po' difficile gestire le entrate perché la gente aveva voglia insomma di uscire da casa e di vedere cose diverse dalle proprie mura. E comunque sì, è andata molto meglio ieri. Oggi purtroppo ci è capitata la pioggia, quindi ci accontentiamo di quello che viene, insomma. Un primo passo, sperano molti, per tornare alla vita prima del Covid. Adesso hanno voglia di parlare, di capire, di vedere, di toccare, insomma, di uscire, di riprendere la vita. Si vede, si sente, si percepisce proprio epidermica la cosa, cioè, anche perché la gente diventa molto più nervosa. Necessità, perché rimanere a casa è abbastanza difficile, soprattutto perché si muove in continuazione. La cronaca: in questo momento quattro mezzi dei vigili del fuoco di Conegliano sono impegnati per un incendio in una villetta, in un'abitazione a Schiera, in via San Francesco, a Farra di Soligo. La famiglia, mamma, papà e due bimbi, si sono messi in salvo e stanno bene. Sul posto anche il SUEM per valutare le condizioni dei piccoli e dei genitori che potrebbero aver inalato del fumo. Due incidenti stradali e quattro persone ferite nelle ultime ore sulle strade della Marca. Tragedia sfiorata questa mattina a Cairano San Marco in via Cadore. Sono circa le 12.30 quando un'auto esce di strada e finisce la sua corsa nel giardino di un'abitazione, capovolgendosi. Sono attimi di paura, immediato scatta l'allarme. Sul posto arrivano i vigili del fuoco che riescono ad estrarre dalla vettura le due persone a bordo, due fratelli di 23 e 20 anni, entrambi residenti a Cairano, che vengono immediatamente soccorsi dai sanitari del 118. Il 23enne viene trasportato con l'elicottero al Caffoncello di Treviso, il più giovane con l'ambulanza all'ospedale di Montebelluna. Accertamenti ora in corso per ricostruire la dinamica. Ed ancora al vaglio delle forze dell'ordine la causa di un altro grave incidente stradale accaduto ieri sera intorno alle 22 a Cappella Maggiore, coinvolti in uno scontro frontale due auto in via Livelle. Due le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave, e soccorse dal SUEM. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.
Attimi di paura questa mattina intorno alle 10.30 in autostrada A27 all'altezza del comune di Mareno di Piave in direzione Belluno per un'auto in corsa che ha preso improvvisamente fuoco. Gli occupanti fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Conegliano per spegnere le fiamme. E continuano le indagini dei carabinieri in merito a quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Sant'Alberto di Zerobranco, dove alcuni cittadini avevano chiamato le forze dell'ordine per una lite tra famiglie di nomadi. Gli accertamenti dei militari dell'arma hanno confermato che si è trattato di una discussione poi degenerata tra, da una parte, padre e figlio che vivono a Zerobranco e dall'altra alcuni loro familiari arrivati nella Marca dal padovano e dal veneziano. La lite sarebbe nata, sempre secondo le indagini, per dissidi di natura familiare di cui i carabinieri erano già a conoscenza. È stato inoltre confermato che non c'è stato alcuno sparo, come invece inizialmente qualche residente aveva riferito ai militari. E adesso altra operazione dei carabinieri che hanno denunciato un 25enne in stato di libertà per furto aggravato e falsità commessa da privato, che questo era impiegato come corriere in una ditta di spedizioni e aveva tenuto per sé 18 capi d'abbigliamento di una nota griff che il giovane avrebbe dovuto consegnare in una ditta di paese falsificando la bolla. La merce è stata ritrovata poi a bordo della sua auto durante un normale controllo. Abbiamo parlato del maltempo, della pioggia che sta interessando da questa mattina alla Marca Trevigiana. Ne abbiamo parlato con il generale Giancarlo Iannicelli, che ha detto pioggia diffusa, nessun allarme. A preoccupare però ora sono le valanghe. La perturbazione che sta interessando il Veneto ha spinto il centro funzionale decentrato della protezione civile della regione a dichiarare lo stato di attenzione per criticità idrogeologica dalle 14 di domani alle 14 di martedì su alcuni bacini idrografici del Veneto, tra i quali quello Piave e Pedemontano, e allerta gialla per pericolo valanghe su Dolomiti e Prealpi. Perché è proprio nella giornata di domani che è atteso un peggioramento del tempo con precipitazioni più abbondanti. Fortunatamente però mai a carattere di rovescio. Lo conferma il generale Giancarlo Iannicelli. Il grosso arriverà domani, le prossime ore, diciamo, quindi le piogge saranno molto più abbondanti, molto più continue, un po' più intense e ci porteranno una quantità di pioggia piuttosto alta. Questo è dovuto proprio all'allontanamento dell'anticiclone che permette questa discesa di aria instabile. In seno a questa aria instabile si formano i sistemi perturbati. Pioggia diffusa e continua, ma il freddo lo abbiamo definitivamente lasciato alle spalle. La zona pedemontana invece, mi lasci dire, ha pagato in questa prima decade di aprile di qualche gelata, qualche sotto zero. Non dovrebbe verificarsi più per quest'inverno, per questa stagione non se ne parla più. Il vero pericolo, come confermato nel bollettino diramato dalla Protezione Civile, è costituito dal rischio valanghe. Nell'avviso diramato è raccomandata l'intensificazione del monitoraggio dell'attività valanghiva che potrà interessare le vie di comunicazione in quota. Da domani per alcuni giorni il pericolo sarà a 3, marcato oltre i 1500 metri di quota, impossibile locale aumento a 4, forte. Aeroporto Canova nel mirino dei sindacati, pronti alla protesta contro Save e Air 3. Capiamo il perché. Che adesso che si sono ottenuti i soldi del master plan, il costo della crisi del blocco dei viaggi aerei lo paghino i lavoratori, non è accettabile. Non è piaciuta per nulla la comunicazione di Save e Air 3 sui servizi dell'aeroporto Canova, per nulla convinti della scelta di esternalizzare il servizio di sorveglianza. Noi crediamo che la sicurezza vada tutelata nel rispetto dei contratti collettivi e delle norme in generale che riguardano proprio la sicurezza, sia quella delle forze dell'ordine che quella legata all'aeroporto e a tutta la parte dell'accesso dei passeggeri, dei viaggiatori. Sindacati convinti che il passaggio del servizio di sorveglianza in appalto sia solo il primo passo di un disimpegno delle società di gestione del Canova nei confronti dei dipendenti nel momento di rilancio dell'aviosuperficie. Il master plan servirà per far ripartire l'aeroporto, per qualificarlo, per metterlo a norme ambientali. Perché il master plan darà un nuovo ossigeno al bilancio dell'aeroporto, ma i debiti contratti in questo tempo di chiusura, secondo i sindacati, rischiano di pagarli i dipendenti. E non è possibile che dopo l'approvazione del piano del master plan adesso Air 3 assuma questa posizione. La settimana prossima ci troveremo con CGL e UIL proprio per affrontare questo tema, perché diciamo assolutamente no a qualsiasi tipo di esternalizzazione. E adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta l'assessore di Montebelluna Claudio Borgia, in isolamento dopo essersi contagiato con il Covid. L'annuncio ieri durante la nostra edizione straordinaria. Sì, sono positivo al Covid da qualche giorno e quindi, insomma, come dicevo prima, i miei due nuovi compagni di viaggio sono il termometro, il saturimetro e ovviamente l'antibiotico e tutto quello che mi ha prescritto il medico. Sono fortunato perché, insomma, non ho dei grandi sintomi in questi ultimi giorni e quindi il mio pensiero va a tutte le persone che sono invece in un letto d'ospedale e stanno combattendo con questo virus. Il fatto di rimanere rinchiuso poi nella mia camera da letto, perché insomma ho un piccolo appartamento che condivido con mia moglie e quindi lei purtroppo è in soggiorno, isolata, perché lei invece è negativa, io sono in camera da letto e le prime sensazioni che si provano sono ovviamente un po' di paura, un po' di ansia, un po' di preoccupazione, perché ovviamente se ne sentono molte e la situazione può cambiare repentinamente, quindi bisogna sempre fare attenzione ai sintomi del proprio corpo. Io cerco, insomma, di rispettare poi quello che mi dice il medico, quindi le precauzioni mediche. Una notizia di cronaca appena arrivata: una persona è rimasta ostionata a Tarso mentre probabilmente stava effettuando dei lavori in un capanno per attrezzi. Sembra dalle prime però riscontri da parte dei carabinieri che stesse maneggiando del solvente quando è accaduto l'incidente. La persona è stata trasportata al centro grandi ustionati di Padova, non è fortunatamente in pericolo di vita. Le ustioni in gran parte sono state riscontrate sul volto. Grotte del Caglieron di Fregona devastate dalla bomba d'acqua di questo inverno. È in corso una raccolta fondi per ripristinare il sito, al momento ancora chiuso. Una raccolta fondi civica aperta a tutti per ripristinare il sito delle Grotte del Caglieron a Fregona, devastato dalla bomba d'acqua dello scorso 5 dicembre. A promuovere l'iniziativa, attivata sulla piattaforma nazionale Produzioni dal Basso, la Proloco. All'inizio l'idea è stata spiazzante. Ho proposto al mio consiglio questa iniziativa, all'inizio si sono magari messi anche le mani sui capelli, però poi in realtà hanno sposato questa idea, che era l'unica percorribile probabilmente in attesa di altre risorse che magari arriveranno al comune, che è il proprietario del bene. La Proloco ha sottoscritto con il comune una convenzione secondo la quale sarà l'associazione il committente dei lavori, seguiti passo passo però dall'ufficio tecnico. Questo velocizzerà i tempi, soprattutto in termini burocratici. Le passerelle sono già in via di sistemazione, ma l'intervento complessivo per rimediare a frane e cedimenti è molto più ampio. L'obiettivo minimo è 140.000 euro, che sono quelli che permettono la riapertura del percorso turistico base. Ovviamente se ne arrivano di più, ci sono diversi altri lavori, si stima che i danni arrivino quasi ai 350-400.000 euro. Il periodo non è facile, la Proloco lancia un appello a privati cittadini e aziende e in generale a tutti coloro che abbiano a cuore questo sito naturale di grande importanza. È anche un attrattore turistico per tutta l'area dell'Alta Marca Trevigiana, quindi noi lavoriamo anche per questo, perché qualora si potrà aprire, speriamo già nel mese di maggio, contribuirà a questo sito a tenere viva quest'area e quindi anche il turismo ne beneficerà. Dopo la pausa pasquale torna la rubrica della domenica dedicata agli oggetti della nostra storia. Il cartello sulla postumia indica uno degli ultimi testimoni di un'opera gigantesca della Grande Guerra. È questo bunker a confine tra Villorba e Povegliano, costruito nel 1917 con chilometri e chilometri di trincea. Era il campo trincerato di Treviso che vediamo in questa cartina con le altre opere difensive realizzate dopo la rotta di Caporetto. Il campo trincerato di Treviso partiva dalla località Molinella di Casiera, andava verso Spettenigo, San Floriano, la cartiera reale di Mignagola, poi Carità di Villorba e proseguiva verso Ponzano. Da Ponzano poi si diramava verso la linea dell'artiglieria a sud del Montello e un'altra invece scendeva verso Paese ed era come una mezza conchiglia della Capasanta, che la Capasanta era quindi Treviso. Sergio Tazza sottolinea come in realtà il progetto difensivo risalga addirittura a Napoleone e che la realizzazione pratica occupò in quei giorni tragici chiunque non fosse già al fronte con un fucile in mano. Erano soprattutto donne, bambini,
vecchi e i riformati. Ecco le foto dell'epoca del campo trincerato che, come tutte le opere militari, non ha guardato in faccia a nessuno. Sul terreno tagliarono strade, tagliarono capezzagne, tagliarono campi, tagliarono soprattutto le canalette del canale della Vittoria, del sistema irriguo del canale della Vittoria, suscitando un vespaio di polemiche, tant'è vero che l'allora sindaco di paese, leggo, mandò ai comandi militari questa lettera protestando perché il canale che conduce l'acqua da Beveraggio nel Colmello ai Casoni di Padernello, località San Gottardo, in causa della costruzione di trinceramenti fu troncato ed il Colmello è rimasto senza l'abbeveraggio. Tempi davvero duri, al punto che quello che veniva costruito di giorno veniva smontato di notte. Chi lavorava ai cantieri per la costruzione del campo trincerato di Treviso, di giorno lavorava, di sera andava a rubare tutto il tavolame perché non c'era legna da ardere, in quanto che c'era il divieto assoluto, sempre imposto dall'autorità militare, di abbattere qualsiasi albero. Oggi di quell'opera che Monsignor Longhin, allora vescovo di Treviso, definì impressionante, rimangono questi manufatti grazie alla passione dei gruppi d'arma, ma anche la consapevolezza di quanta determinazione i nostri soldati abbiano avuto sulle note dell'inno che dice «Non passa lo straniero». Nonostante questo enorme dispiego di risorse umane di altissimi costi, fortunatamente il campo trincerato di Treviso non servì a contenere l'assalto degli austro-ungarici, perché furono fermati soprattutto durante la battaglia del solstizio del giugno 1918 sulla linea del Piave. Il Piave mormorò, non passa lo straniero. Ed è tutto, vi lascio al meteo, grazie per essere stati con noi, buona domenica. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti. Bentrovati al meteo. La fase di maltempo iniziata nel weekend prosegue anche nella nuova settimana. Ci attende dunque un lunedì segnato dalla pioggia. Il dettaglio del 12 aprile. Sul Veneto permangono condizioni di tempo perturbato, sulla nostra regione infatti avremo precipitazioni diffuse sin dal mattino e un po' per tutto l'arco della giornata. Attenzione a fenomeni forti, specie sulle aree pedemontane, forti venti di scirocco sulla costa, orientali in pianura. Temperature in lieve aumento, minime tra 8 e 12 gradi, massime invece tra gli 11 e i 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui piogge diffuse, anche moderate, soprattutto in serata e in nottata. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime fino ai 12-14 gradi. Infine, nessuna novità di rilievo sul Trentino Alto Adige, maltempo diffuso con neve a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime fino a 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti.